10:45 minuti, voglio subito aprire ringraziando i nostri Luigi Martino e Roberto Cocomazzi. Non lo facciamo abbastanza, noi vi salutiamo spesso anche a nome di tutti gli altri che non vedete qui davanti alla telecamera, ma naturalmente anche il nostro grazie va a loro in questa stagione particolare in cui, lo sapete, quando è l'inizio di settembre sembra sempre meno estate che nel cuore del mese di settembre, ma noi poi andando subito dopo l'inizio dell'autunno, come sapete, abbiamo la festa di San Pio, come forse avete scoperto anche prima di noi l'importanza appunto della notte tra il 22 e il 23 settembre è tale che nelle nostre vite il calendario è parecchio cambiato. Noi oggi abbiamo modo ovviamente di dare uno sguardo anche al calendario liturgico, a quello civile, ma soprattutto andiamo subito a parlare nuovamente di lui, di San Pio, e lo facciamo anche oggi con il nostro Leonardo Fania, a cui va subito la linea. A te, Leo. Buongiorno. Maria Pia, buongiorno. Buongiorno a tutti i nostri amici telespettatori. E siamo in collegamento dal cuore di San Giovanni Rotondo. Qualche giorno fa eravamo a poche centinaia di metri dal luogo da cui stiamo trasmettendo in questa mattina, in piazza Padre Pio. Ci siamo spostati ora verso il santuario, potremmo dire, anche se, come dicevo, per poche decine di metri. Perché qui, in questo luogo, la città di San Giovanni Rotondo ha deciso di rendere omaggio alla figura di San Pio da Pietrelcina, uno dei tanti luoghi a cui la città di San Giovanni Rotondo ha reso omaggio, ma questo è uno dei più recenti, forse il più recente, perché vuole ricordare l'arrivo di Padre Pio proprio nella cittadina garganica il 28 luglio 1916. Questo luogo è stato costruito nel primo centenario appunto dell'arrivo del frate Cappuccino, che poi ha fatto sì che la città di San Giovanni Rotondo potesse risplendere, passatemi il termine, in tutto il mondo per quell'aura di santità che il santo da lì a poco avrebbe emanato con tutti gli eventi che ben conosciamo. Questa piazza, Largo 28 Luglio, come dicevo, è stata denominata, ha al centro un albero che vuole simboleggiare quella appunto figura apparsa in sogno ad una figlia spirituale di Padre Pio, Lucia Fiorentino, che appunto avendo una visione, un sogno, ha sognato questo albero di smisurata grandezza, così dice in una delle sue testimonianze, che avrebbe in qualche maniera fatto risaltare il nome di questa città. Quell'albero era Padre Pio da Pietrelcina e la città dunque, per riprendere quella figura, ha voluto ergere questo albero che è al termine, alla fine del corso principale appunto della città, corso Umberto I. Ma perché questa mattina noi siamo venuti qui? Il 28 luglio, come dicevamo, la città ricorda l'arrivo del santo con alcuni eventi particolari, lo ha fatto prima della pandemia con una fiaccolata che è diventata ormai tradizione dal cuore della città verso il convento, ma oggi siamo a pochi giorni dall'approdo definitivo di Padre Pio qui a San Giovanni Rotondo, perché è vero che il 28 luglio 1916 Padre Pio arrivò per la prima volta in questa città, però poi dopo pochi giorni ritornò a Foggia, da cui proveniva, dal convento di Sant'Anna, salvo poi ritrasferirsi ancora qui in questa città il 4 settembre 1916. Doveva essere una sede provvisoria, ma poi sappiamo come è andata a finire la storia. Fino al 1968, per 52 anni, Padre Pio è rimasto in questa città, a pochi chilometri da dove stiamo trasmettendo, nel convento di Santa Maria delle Grazie, e di lì poi tutta la storia la conosciamo bene. Dunque ci piaceva in questa mattina rivenire qui in questo luogo che vuole ricordare l'arrivo di Padre Pio a San Giovanni Rotondo e ecco, mettere anche un altro puntino lungo questa storia che si è poi dipanata nel corso degli anni, quel 4 settembre che è rimasto appunto nella storia come il giorno dell'approdo definitivo di Padre Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo.
Grazie Leonardo, stavo guardando appunto che abbiamo gli elementi chiave di questa città, la luce, il vento, ma anche gente continuamente in movimento, perché anche tanti pellegrini che arrivano ormai hanno scoperto anche il paese, come diciamo noi, che è poi una città ovviamente. Sì, anche prima facendo le prove tecniche insieme a Roberto abbiamo incrociato alcuni pellegrini che provenivano direttamente dal santuario. Purtroppo San Giovanni Rotondo, ecco, una nota dolente, passatemela, non è troppo conosciuta rispetto alla zona internazionale come viene chiamata, perché noi qui siamo a pochi metri dal centro storico, già questo lo possiamo definire centro storico, che racchiude davvero dei tesori di straordinaria bellezza. Parliamo delle chiese, ma parliamo anche della stessa architettura del centro storico, che è uno dei più belli di Puglia, come è stato definito da qualcuno. Però i pellegrini quando arrivano restano sempre impressionati da questo legame, potremmo definirlo così, che dura negli anni con Padre Pio da Pietrelcina, perché qui ogni pietra parla del nostro santo, e dunque è bello poi poter parlare con loro e in qualche maniera scoprire anche gli apprezzamenti che rivolgono nei confronti di questa nostra città. Grazie a te Leonardo, grazie molte, ti ritroveremo più tardi per il secondo collegamento. Intanto noi vogliamo andare subito a scoprire il santo del giorno. Gianfrancesco Burtè, martire francescano conventuale, fa parte dei 191 sacerdoti e religiosi francesi massacrati durante la Rivoluzione francese solo nelle giornate del 2 e 3 settembre 1792. Magari fossero in tutto 191, ma erano solamente quelli che furono uccisi in 48 ore. Per il motivo ufficiale, l'odio contro la religione, di fatto il pretesto, aver rifiutato di abiurare. E dunque la Costituzione, che era stata inventata tra virgolette negli anni convulsi, già era il terzo anno della rivoluzione, la Costituzione del clero, era qualcosa di cui ovviamente discutono gli esperti. Noi siamo interessati al fatto che i francescani in quella tranche di martirio ebbero appunto il loro tributo di sangue, ma anche e soprattutto i carmelitani. Pensate, furono 91 le vittime in quelle due giornate. E fra Gianfrancesco Burtè era nato a Rambeville il 20 giugno del 1740. Entrò tra i conventuali della stretta osservanza nella città di Nancy. Aveva soltanto 17 anni e lì rimase come professore e via via anche guardiano del convento. Nel 1778, era quasi quarantenne, fu inviato proprio nella capitale francese, Parigi, come procuratore generale della sua provincia. E nel giugno 1792, il terzo anno, come vi dicevo, della Grande Rivoluzione, venne arrestato e accusato di aver autorizzato i preti refrattari a confessare e celebrare. Insomma, pretesti e soprattutto processo sommario. Trucidato il 2 settembre di quell'anno insieme con gli altri religiosi e sacerdoti catturati. Tra l'altro era stato catturato anche un nobile laico che entrò nel gruppo. E naturalmente quando si parla della storia magari il sangue ci fa un po' meno impressione, ma non può essere così, non può, non deve essere così. E vogliamo invece parlare adesso subito di una notizia che riguarda gli studenti, studenti che vivono lontano da noi, vivono in Nigeria. E pensate, noi magari
un po' sconvolti da tante notizie che arrivano dall'Asia, in particolare ovviamente dall'Afghanistan. Trascuriamo altri teatri dove la guerra purtroppo c'è, sia pure strisciante, a motivo sempre degli interessi economici. Pensate, alcuni armati hanno sequestrato oggi 73 alunni in una scuola superiore a Maradun, nella notizia Asia News, nel nord-ovest del paese. La notizia è stata anche rilanciata da Vatican News. Squadre di soccorso collaborano nel tentativo di liberare questi studenti. Pensate che ultimamente molti ne sono stati liberati, tre gruppi che erano in ostaggio da settimane. Soltanto negli ultimi anni oltre 1000 gli studenti rapiti in questo paese. Quindi dobbiamo pregare, ma in questa giornata vogliamo anche stare vicini a tutti gli studenti che pian piano in queste settimane evidentemente riprendono anche a registrare le proprie priorità. E li affidiamo alla Madonna, come la Chiesa ci ha insegnato a fare, in particolare ricordando questo grande evento che ormai ha più di 30 anni, che è il pellegrinaggio Macerata-Loreto, che è dedicato a loro ed è fatto da loro, come ricordiamo in questa scheda. All'inizio del vostro pellegrinaggio, davanti a voi sono le ore del cammino notturno verso Loreto. Correva l'anno 1993. Giovanni Paolo II, il pontefice che aveva trasformato l'invocazione alla Madonna Totus Tuus in una dichiarazione programmatica, infonde entusiasmo nei giovani che per la 15ª volta si radunano allo stadio Elvia Recina di Macerata, pronti al pellegrinaggio che, attraversando le dolci colline marchigiane, li porterà al santuario della Vergine Lauretana. La caratteristica di questo vostro camminare è proprio il sacrificio. Sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. E per questo il pellegrinaggio ha un senso profetico. Esso ci conduce per le strade del mondo, in mezzo a una geografia a voi ben nota, ma comporta anche un uscire dalla geografia nativa. L'Apostolo dice chiaramente: non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente. Colui che rinnova le menti è lo spirito di verità. L'edizione 2019 è stata l'ultima in cui le modalità di pregare, meditare, camminare sono state corali, in un abbraccio comunitario sempre ricco di sorprese dello spirito e di umanità. Non siamo solo la somma di individui in cammino, siamo una comunità pellegrinante. Nella fede comune trova conferma e compimento la fede di ciascuno. È in questa comunità che ognuno di noi trova Cristo. Egli è là dove due o tre si uniscono nel suo nome. Due o tre. E qui
decine di centinaia, migliaia. Comunità è necessaria affinché ciascuno e ciascuna si renda consapevole del dono che viene dallo Spirito Santo a servizio del bene comune. L'Apostolo enumera diversi doni o carismi e indica diverse vocazioni. Ci sono molte vie, come diverse sono le membra in un solo corpo, molte vie che si incontrano in una via, questa via è Cristo. La Santa Casa, dove tutto ebbe inizio, ospiti la vostra gioia come la mia. Mi sono vicino in questo pellegrinaggio virtuale e prego con voi e per voi, e voi pregate per me. Abbiate coraggio, e i tempi che si avvicinano dopo questa pandemia non saranno facili, ma col coraggio, la fede, la speranza potremo andare avanti. Coraggio, chiedete alla Madonna questo coraggio oggi. E adesso la benedizione. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora, la Madonna vi custodisca. E con il coraggio che lei ci ha dato questa sera andremo avanti, pellegrini sempre. E siamo i pellegrini di Papa Francesco. E dunque ancora una volta rilanciamo queste benedizioni, questi auguri, ma anche queste certezze a tutti gli studenti, non solo italiani, visto che ci seguite anche da tante altre parti del mondo. Adesso, visto che avevo aperto ringraziando i nostri tecnici Luigi e Roberto, voglio ringraziare, prima di dare la linea all'altra regia, Mario e Matteo, che anche loro ovviamente sono indispensabili per realizzare questo programma. Ancora in diretta alle 11:04 in questo 2 settembre, in questa giornata in cui il nostro Leonardo Fania si trova in un luogo un po' diverso dal consueto. Adesso sto vedendo che anziché dominare l'albero sullo sfondo di largo 28 luglio c'è un'altra scena, c'è una chiesa contemporanea di qui, di San Giovanni Rotondo. A te Leonardo. Sì, Maria Pia, conferma di quello che dicevamo prima, San Giovanni Rotondo, ogni pietra parla di Padre Pio. Ci troviamo dinanzi alla chiesa di San Giuseppe Artigiano, che è una delle chiese più recenti di San Giovanni Rotondo. Perché è importante questa chiesa e perché va collegata alla figura di Padre Pio da Pietrelcina? Perché il primo maggio del 1958 Padre Pio ha presenziato alla posa della prima pietra di questa chiesa. La chiesa verrà poi inaugurata nel 1965, ma Padre Pio, a motivo del suo stato di salute, non vi ha potuto partecipare, dicendo però, profetizzando potremmo dire, che qualcuno di ben più importante sarebbe arrivato a fare visita in questa chiesa, che poi è divenuta sede della parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Perché è importante questo aneddoto? Perché, e siamo nei giorni della festa di Santa Maria delle Grazie, perché in quell'anno lì, pochi anni dopo, nel 1966,
il quadro della Madonna delle Grazie di ritorno dalla Chiesa Madre. Ricorderete, qualche giorno fa abbiamo raccontato di questa festa che vede il quadro della Madonna delle Grazie scendere dal santuario verso la Chiesa Matrice, sostare per 10 giorni e poi risalire verso il convento. Quell'anno lì un nubifragio davvero straordinario colse di sorpresa la processione che era partita dalla Chiesa Madre, che si trova a un centinaio di metri da dove ci troviamo noi. E mentre il quadro della Madonna appunto stava risalendo in processione, questo nubifragio sorprese tutti i partecipanti alla processione, tanto da non poter più continuare con la preghiera. Se non che, arrivati qui davanti alla chiesa di San Giuseppe, fu deciso di far sostare il quadro della Madonna delle Grazie all'interno della chiesa e di riprendere poi la processione il giorno successivo. Ecco, la presenza più importante che Padre Pio profetizzava, qualcuno la legge proprio nella figura e nella presenza del quadro di Santa Maria delle Grazie. Quindi per questo è molto importante, ecco, ricordare anche questi aneddoti che legano ancora di più questa città alla figura di San Pio da Pietrelcina. Vorrei anche sottolineare un altro aspetto e poi ti restituisco la linea, Maria Pia. La pergamena con cui si è ufficializzata la costruzione della chiesa di San Giuseppe Artigiano, firmata da Padre Pio da Pietrelcina, è stata posta appunto nelle fondamenta della chiesa stessa e lì rimane con la firma del nostro santo a fare quasi da custodia, potremmo definire. Ecco, ci sembrava bello e importante e anche carino ricordare questa storia che è più è sconosciuta, ma che attraverso la nostra televisione, ecco, vogliamo far in qualche maniera rivivere attraverso le immagini e sì, il posto in cui ci troviamo. Sì, Leonardo, prima di lasciarti, siccome ho dato uno sguardo all'orologio, abbiamo tempo, direi che oltre a tanti dettagli che tu ci regali sempre, soprattutto quando ti sposti appunto giustamente nel cuore della tua città natale, oggi stiamo parlando anche di studenti. Sappiamo che Padre Pio con i suoi lavori scolastici è stato proprio valorizzato da tutta la ricerca, dall'eredità di quei frati che si sono occupati di farlo conoscere a fondo. E tu che hai svolto ovviamente i tuoi anni di scuola a San Giovanni Rotondo, ma conosci bene anche l'ambiente oggi, noi nei nostri programmi a volte ne parliamo, ma comunque è importante per gli studenti della città e direi ormai di tutta la regione la figura di Padre Pio. Perché non lo ribadiamo? Sì, Maria Pia, mentre parlavi mi veniva anche in mente quello che Padre Pio ha fatto per in qualche maniera risollevare le sorti culturali di questa città, ecco, perché l'opera di Padre Pio sì è importantissima dal punto di vista spirituale, ascetico, insomma tutte questioni che riguardano strettamente la sfera spirituale, ma è anche importante per questa città perché attraverso l'opera di Padre Pio abbiamo avuto anche modo in questa città di crescere culturalmente. Attraverso la sua l'intuizione di Padre Pio si è avuta la creazione di scuole materne, tre attraverso cui le persone potessero mandare i loro figli a in qualche maniera imparare l'ABC, ecco, i primi rudimenti dell'istruzione. Tre scuole materne, ma poi anche scuole di formazione professionale, come ad esempio l'ITCA, che è gestita dai terziari cappuccini dell'Addolorata, a qualche centinaio di metri dal posto in cui ci troviamo, un luogo voluto da Padre Pio per, ecco, far imparare, come diceva lui, il mestiere ai giovani della città. La Casa Sollievo della Sofferenza è stato un grande bacino di lavoro per le persone che in questa città risiedevano in quegli anni, lo è stato anche quest'altro importante polo di istruzione che ancora oggi continua ad essere molto, molto importante. E ancora oggi, ecco, a proposito anche del riferimento a tutta la Puglia a cui facevi tu, è frequentato da numerosi ragazzi provenienti dalla provincia di Foggia e non solo. Dunque è tutto un intrecciarsi di situazioni, di storie, di
aneddoti che vedono al centro come protagonista Padre Pio da Pietrelcina. San Giovanni Rotondo senza Padre Pio sarebbe poco e niente. Ritorneremmo al 1916, forse anche prima, quando questa città non era neanche un puntino sulla mappa, e grazie a Padre Pio abbiamo avuto la possibilità di riscattarci. Ecco, perdonate anche questo linguaggio un po' così campanilistico, però è la verità, e di questo stiamo parlando. E ti ringraziamo di avere questi accenti di verità sempre nei tuoi collegamenti, perché è prezioso, altrimenti sembrerebbe davvero che abbiamo soltanto un compitino, invece no, non è così. I nostri pellegrini che non riescono a salire a San Giovanni Rotondo possono appunto anche attraverso il nostro piccolo ruolo sentirsi qui, sentirsi in una città che è internazionale, mondiale, è ovviamente, come per tutta la Chiesa Cattolica, un orbe a sé, però fa parte anche di quello che è una storia, la grande storia dell'Europa, che è una storia cristiana che molti hanno voluto cancellare. Io, Leonardo, ti saluto. Prima abbiamo parlato di Rivoluzione Francese, quindi appunto di queste anche nefaste conseguenze di chi voleva tagliare la religione, e in effetti ci sono stati dei grandissimi cambiamenti sui quali noi non possiamo dare giudizi che non siano così en passant, però oltre a salutare appunto e dare appuntamento per i prossimi collegamenti al nostro Leonardo Fania, io vado avanti con l'Accadde Oggi. Perché? Perché di nuovo troviamo il tema pedagogico, cioè nel 1937, sempre il 2 di settembre, morì Pierre de Coubertin, che è stato uno storico anzitutto francese, un grande aristocratico, ma è stato anche un pedagogo, e tra l'altro aveva per Lirami una lontana origine italiana. Tutti conosciamo questo cognome de Coubertin quando si parla di Olimpiadi, perché lui ha voluto prendere appunto la storia antica della Grecia e riportarla in primo piano. È stato il fondatore dei giochi olimpici moderni, quindi da riformatore del sistema educativo ha avuto questa idea, è da lì che partiva tutto. Quindi, come sempre, come alcuni dicono ancora tra i governanti, non solo in Italia, qual è il migliore programma per un governo? Studenti, scuola, formazione. E in effetti vogliamo rilanciarlo. Un altro elemento dell'Accadde Oggi è purtroppo ci parla di distruzioni, di guerra. Era il 2 settembre del 1945, il Giappone firmò la resa incondizionata alle potenze alleate. C'era il comandante americano Douglas MacArthur, un armistizio che mise fine alla guerra del Pacifico, atto conclusivo della Seconda Guerra Mondiale dopo 6 anni di conflitto. Abbiamo ricordato proprio appunto l'invasione della Polonia il 1 settembre 1939 ieri. La resa dell'imperatore Hirohito arriva però dopo uno di quei massacri doppi, tripli, non saprei neanche definirlo con precisione. 100.000 morti Hiroshima, 60.000 morti Nagasaki. Anche i papi, anche in questa seconda, nella seconda metà del XX secolo e anche in questo XXI secolo, sono ritornati su quei fatti per dire che la pace si costruisce in un modo diverso. E noi, a proposito di come si costruisce la pace, vogliamo farvi ascoltare l'arcivescovo della diocesi di Campobasso Boiano, che aveva realizzato per noi tempo fa anche questa pillola formativa, la pace è giustizia. Nasce subito una declinazione di pace e giustizia, ed è importante precisare due cose. La giustizia biblica non è la giustizia vendicativa, ma è quella giustizia che ridistribuisce con saggezza le cose, non secondo un concetto matematico, ma un concetto di cuore. Vi faccio un quiz che mi piace porre specialmente alle mamme. C'è una mamma ha 5 figli, un ragazzo ne ha 20, l'altro 14, l'altro 7 e un piccolino ne ha 2. Divide la torta in 5 parti. Come la divide? In 5 parti uguali?
No, perché se una mamma è giusta, sa capire chi ha più bisogno. Sarà il ragazzo che ha lavorato di più, che ha sudato di più, e il bimbetto di 2 anni avrà una parte più piccola perché ha meno lavorato, mentre chi ha lavorato e sudato di più merita di più. La giustizia perciò non è di matematica, ma è di cuore. Quella mamma accoglie i bisogni di ciascuno. La pace perciò è questo: dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno, non secondo una logica astratta e potremmo dire quantistica legata al discorso matematico, ma a una logica di cordialità, cioè basata sul cuore, basata su quel grande ammonito che ci diceva Don Lorenzo Milani nel suo famoso libro Lettera a una professoressa: non c'è peggior ingiustizia che fare parti uguali tra disuguali. Noi non siamo uguali, ma siamo disuguali, perché ognuno di noi è un mondo a sé, ognuno di noi è un universo, ognuno di noi ha un cuore diverso dall'altro, ha pari dignità, ma non pari bisogni. Perciò la vera pace è la capacità di cogliere fino in fondo quello di cui ciascuno di noi ha bisogno. E questo lo può fare chi molto ama, perché chi tanto ama, anche se fa parti quantitativamente diverse, con un bacio riassume, con uno sguardo, con una parola, con un cuore, riesce a porre la pace al centro delle proprie relazioni. Ed è quello che in fondo noi dobbiamo imparare, perché Dio non ragiona secondo una logica matematica, ma secondo il suo cuore. Tant'è che il sole o la pioggia non la dà secondo i meriti, ma secondo il suo cuore. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste, ci ammonisce Gesù in un brano importantissimo. Questo Dio che è perfetto, che ci è Padre, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. E quando piove, non piove nel campo di chi va in chiesa e nell'altro no, ma piove in maniera uguale nel campo di tutti. Perché Dio è un uomo capace di cogliere la nostra umanità. Perdonate, un uomo ha un cuore umano, perché il nostro cuore è come il suo cuore. Ha un cuore di pace. E allora la pace è veramente reale giustizia, la pace è fondamento del benessere di tutti, perché è legata da sempre alla giustizia. E se tante volte qui Paolo VI ha insegnato mille cose a questo proposito, se tante guerre nascono non è per la cattiveria, ma è per l'ingiustizia, per cui le risorse della terra non sono state in maniera equa, non matematica, divise bene. E se tante cose non sono state capite prima e impostate bene, è chiaro che a un certo punto esplode la rabbia dei poveri, come l'ha chiamata Paolo VI nella Populorum Progresso, ripresa poi tante volte dai pontificati successivi. Perciò Dio ci conceda di fare veramente parti giuste tra persone che hanno un cuore diverso, l'ha colto nei propri bisogni da un cuore che ama, da un cuore di padre e da un cuore di madre. Sempre splendido anche il tono di Monsignor Bregantini, già da solo costruisce pace. E adesso, prima di dare la linea nuovamente alla regia, però una buona notizia, per fortuna. Proprio sul fronte di quegli ambiti in cui la pace sembra un miraggio, andiamo in Terra Santa, dove il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, un sacerdote argentino, dà la notizia, rilancia per meglio dire, che là dove un blocco da 15 anni rispetto al blocco economico imposto da Israele era stringente, sembrava non esserci appunto nessun tipo di compromesso, le cose stanno cambiando. È stato
confermato che quindi questo blocco economico viene allentato e che i 2 milioni di persone, tanti sono in quella piccola striscia di Gaza, che come sapete è una parte del territorio dell'autorità nazionale palestinese, dello Stato palestinese se preferite chiamarlo così, e proprio appunto quei 2 milioni di persone, tra i quali tanti bambini, dovrebbero poter cominciare a vivere in condizioni migliori. Lungi da noi ovviamente affrontare ulteriormente questo ambito, ma registriamo quest'ottima notizia veramente con sollievo, ce n'è bisogno. Linea alla regia. Thank you.